Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questo meeting sul cinema italiano nell'ambito del progetto Fare Cinema. Fare Cinema è un progetto che ha avuto la nascita all'interno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e che ha l'obiettivo appunto di promuovere il cinema italiano, che è già conosciutissimo nel mondo naturalmente, ma di promuovere anche quello che c'è dietro le quinte del cinema italiano. E per questo si dice Fare Cinema, non è soltanto cinema, ma quello che si fa affinché si abbia il prodotto finale del cinema. Quindi siamo molto contenti di essere arrivati a questa nuova edizione del 2021 ed è un'edizione un pochino particolare, direi. Questa edizione che va dal 14 al 20 giugno vede quest'anno la collaborazione di un'istituzione molto importante che è la Fondazione del Cinema per Roma. Fondazione del Cinema di Roma è all'origine di uno dei grandi festival di cinema italiano che è il Festival del Cinema, la Festa del Cinema di Roma, che ha sempre luogo ogni anno intorno al mese di ottobre. Speriamo quest'anno di ritrovare l'abitudine dopo la situazione pandemica di riavere ancora una volta all'Auditorium di Roma di Renzo Piano il nostro Festival del Cinema di Roma. Quindi saluto questa collaborazione preziosissima della Fondazione del Cinema per Roma, alla quale è stata affidata in un certo senso la curatoria di una serie di incontri con dei registi italiani e dei registi o dei protagonisti del cinema in Grecia, in questo caso, nel nostro caso in Grecia, ma naturalmente anche in altri posti del mondo, proprio per mettere in evidenza questi aspetti più nascosti del cinema, che è bene che vengano alla luce perché si scoprono un po' i meccanismi e gli ingranaggi che sono proprio dietro la parete e dietro la cinepresa. Dunque, presento, ho il piacere di presentare dall'Istituto Italiano di Cultura di Atene l'incontro di oggi curato dal nostro critico Mario Sesti, che come vedete appartiene alla Festa del Cinema di Roma e fa parte della fondazione. Mario Sesti è un critico che segue appunto il nostro festival, ma che è anche protagonista, autore di altri festival in Italia. Quindi grazie molto Mario Sesti per intervenire oggi con noi tra Atene e Roma in questo incontro per mettere in avanti il cinema italiano. Ospite del nostro incontro è una giovane regista, Adele Tulli, che anche lei è a Roma in questo momento. Grazie allo Zoom, siamo tra Atene e Roma. Adele Tulli, noi l'abbiamo conosciuta recentemente a uno dei più grandi festival del documentario in Grecia, che è il prestigioso Festival del Documentario di Salonicco, dove Adele è stata presente con il suo documentario Normal. E quindi in questa occasione l'abbiamo conosciuta e l'abbiamo apprezzata soprattutto, ma comunque non voglio dire di più. Last but not least, abbiamo il nostro ospite italo-greco, si chiama Alessandro Spiliotopoulos, spero di aver detto bene perché i cognomi di ci sono sempre così lunghi che è sempre un po' difficile. Alessandro, grazie. Alessandro svolge la sua attività tra regista di documentari, di corti, ma è anche impegnato nella docenza del cinema e del documentario e quindi ha questa doppia attività. Lo ringraziamo di essere nostro ospite oggi, proprio perché in quanto italo-greco, lui è a cavallo tra due culture e come sappiamo è sempre molto interessante essere a cavallo delle due culture perché possiamo guardare il mondo da due punti di vista e questo è sempre un privilegio di avere in questo caso, nel nostro caso culturale, di avere un privilegio di avere due piedi in due scarpe, diciamo, e poter guardare il mondo da due punti di vista, da due finestre culturali diverse. Quindi grazie Alessandro per aver accettato il nostro invito. Quindi niente, lascio a te Mario la parola io mi metto da parte, se volete interverrò, ma lascio a voi, ai protagonisti, questa cosa. Grazie a tutti per aver accettato i nostri inviti. Grazie a te Anna, grazie di essere padrona di casa, grazie all'Istituto di Cultura Italiana di Atene di aver in qualche maniera fornito la cornice, il contesto e anche lo spunto per questo incontro. Come hai detto tu molto bene, fare cinema è un'iniziativa per certi versi non convenzionale, nel senso che credo che la sua idea nasca anche dal bisogno di spiegare effettivamente quali sono i mestieri del cinema, quindi dall'interno.
che sono tantissimi, perché il cinema, come dicevano i teorici degli anni 70, è un linguaggio polifonico, quindi c'entra dentro tutto, quindi non solo la macchina da presa, ma c'entra dentro la competenza estetica, il gusto visivo, l'architettura, i costumi, l'abbigliamento, il make-up, la conciatura. E tutto questo poi, per arrivare alla domanda che vorrei porre ai nostri ospiti, per finire in mano a quello che è un po' il capo della ciurma, cioè il direttore, il regista, no? Allora, innanzitutto vorrei chiedere sia ad Adele che a Alessandro di raccontare come sono arrivati a fare questo mestiere. Credo che fare cinema si rivolga anche a persone che magari non ne sanno proprio niente del cinema, no? Perché non vivono a Roma, non hanno un parente che fa cinema, come è normale, non hanno la possibilità di accedere a un set, a una scuola o altre forme di conoscenza. Quindi credo che innanzitutto dobbiamo soddisfare, sarà interessante per coloro che potranno vedere questa conversazione, soddisfare questa curiosità. Poi entreremo un po' più nello specifico. La cosa che veramente vi probabilmente la più profonda affinità, anche se molto generica, è che avete una natura anfibia, nel senso che ti sei formata a Londra, sei di lingua italiana, lui appunto ha lavorato in Italia e in Grecia, e quindi questa sfumatura polide che poi è tipica dei grandi letterati, per esempio, dei grandi romanzieri, dei grandi artisti, no? Credo che abbia avuto qualcosa a che vedere anche con la vostra scelta. Però inizierei proprio dalle basi, no? Cioè, com'è che avete iniziato a fare questo lavoro e quando avete capito che cos'è questo lavoro, soprattutto? Ma io personalmente sono arrivata al cinema per un po', diciamo, da strade laterali, direi, nel senso che non, negli anni dell'università non ho studiato cinema, ho studiato studi orientali e quindi principalmente il mio focus, diciamo, di ricerca e di studi era in particolare indologia e lingue e cultura indiana. E per questo motivo facevo molti viaggi, vivevo in India, ci passavo molto tempo e mi sono cominciata ad appassionare negli anni, diciamo, dei movimenti contemporanei femministi e queer in India, delle lotte, diciamo, delle donne e della comunità LGBT indiana, cosa che in qualche modo è un aspetto che seguivo anche, insomma, in Italia, un aspetto che mi interessa. E quindi in qualche modo in un momento particolare in cui vivevo a Bombay ed ero in una specie di piena Stonewall indiana, nel senso che nel 2009 c'è stata questa legge che ha decriminalizzato l'omosessualità in India, creando un fenomeno sociale epocale, diciamo. Abbastanza epocale, cioè un momento storico veramente forte, con un'energia notevole, ci è venuto a me, ad alcuni amici, in modo molto istintivo, l'idea di raccontare quel momento, quello che stavamo vivendo, che era comunque storico. E quindi è così che è cominciato il mio primo documentario, in un modo molto rocambolesco, DIY, guerrilla, così, raccontando quello che stava. Dopodiché, diciamo, la storia del documentario in realtà ha avuto anche abbastanza fortuna, nel senso che ha trovato una produzione, Ivan Codroneo, che si è appassionato alla storia e ha deciso diciamo, di produrla, e poi ha fatto un bel giro di festival, anche perché in qualche modo raccontava una cosa molto, no, così storica, importante, unica. E io però ho capito, facendo quel film, che quel mezzo era un linguaggio che aveva delle potenzialità pazzesche, che mi interessava moltissimo, e quindi ho voluto studiarlo, nel senso che sono da lì, ho deciso di approfondire anche la parte più così teorica del mezzo e del linguaggio, e sono tornata a Londra per un master in documentario alla Goldsmith University, e lì ho continuato facendo sia altri progetti documentari, sia continuando a studiare, perché appunto la parte poi in realtà anche di riflessione teorica sul mezzo, sullo strumento cinema, mi ha sempre molto appassionato, e ho fatto un dottorato sempre
sempre a Londra, però un'università che si chiama Roehampton, teorico-pratico, che è un dottorato che praticamente comportava sia una componente, diciamo, appunto teorica di tesi, sia un film. Ed è lì che è nato Normal, in realtà. L'ultimo mio progetto è nato in seno a questa ricerca universitaria. Io ne ho visti, mi ricordo, i primi 20 minuti, che era la prima parte, diciamo, la prima stesura, ti ricordi? Sì, come no, perché è stato un percorso produttivo lungo e complesso, chiaramente anche un po' perché faceva parte di una ricerca di dottorato, quindi avevo cominciato anche lì abbastanza da sola con i miei mezzi, con i mezzi della borsa di studio, e poi piano piano si è trasformato e siamo riusciti a farlo diventare un film. Però avevamo fatto una versione da 20 minuti alla quale avevano partecipato un po' di... Hanno visionato un po' di persone care, che è stata un po' una conferma in realtà, perché era lì che testavo un po' il linguaggio che stavo cercando di sperimentare. Insomma, quella versione da 20 minuti in realtà mi ha aiutato molto a andare avanti in quella direzione, diciamo. Allora, ecco, insomma, quello che ha raccontato Adele può sembrare molto originale, arrivare al cinema attraverso, diciamo, una coscienza civile, una battaglia, uno strumento per lottare in questa battaglia e poi scoprire un linguaggio, no? Il cinema moderno però è pieno, di questa consapevolezza, no? Che il cinema è godimento, è intrattenimento, è bellezza, è piacere, ma è anche uno strumento di conoscenza. Alessandro, credo che questa idea un po' ti appartenga, no? Perché visionando i tuoi lavori anche tu, diciamo, hai approfondito, diciamo, contenuti culturali, aree, diciamo, di comunità, ricostruite nel tempo, e quindi, anche per te credo che questo discorso di Adele non ti sia sembrato, diciamo, strano, ecco, No, per certi versi. infatti, vedo diverse cose in comune nel nostro percorso, solo che nel mio caso io andrei un po' prima, perché io sono partito praticamente con la fotografia da piccolo. Avevo delle influenze dalla famiglia, dalla parte italiana, che erano tutti artisti, in particolare da mio zio, che era fotografo. Quindi per molti anni ero un fotografo dilettante, ovviamente. All'università poi, perché questa è una cosa in comune con Adele, anch'io ho fatto altre cose all'inizio, ho fatto ingegneria e telecomunicazioni, però quando ero nei tempi dell'università, che come sappiamo sono tra i più creativi che abbiamo nella nostra vita, è un lusso, possiamo occuparci di altre cose, quindi ho approfondito la fotografia in bianco e nero in particolare. Quindi era un percorso abbastanza lungo, che però a un certo punto, quando sono arrivato a Milano per lavoro, mi ero trovato... Mi sentivo che era arrivato un po' alla fine, diciamo, per me. Quindi, insieme ad alcune coincidenze, che vai a vedere se sono coincidenze, ho conosciuto delle persone che si occupavano di cinema indipendente a Milano. Quindi ho iniziato anch'io, così mi sono dato da fare, e piano piano ho capito che era quella la mia strada, come ha detto anche Adele. Tutte le opportunità che ti offre il mondo del cinema, soprattutto le capacità espressive erano di gran lunga più ampie rispetto a quelle della fotografia, che ero abituato, perché a me alla fine ho capito che anche quando facevo fotografia mi interessava raccontare delle storie. Lo facevo proprio spontaneamente nei primi anni. Quando ho iniziato a studiare cinema, allora sono andato indietro e ho scoperto anche il perché. Cercavo sempre di fare un minimo di regia nelle mie foto, diciamo. Quindi poi ho intrapreso anch'io la parte formativa e ho iniziato a studiare cinema. E penso che è una strada che quando ci entri, per fortuna, non ci esci più. E a quel punto inizi a cercare di dare spunto a tutti gli stimoli che hai, ai tuoi interessi. E ovviamente nel mio caso, come ha detto anche la direttrice, l'essere italo-greco, che è una forte matrice, diciamo, nella mia vita sin da subito, dalla mia nascita, non potevo scapparci. Quindi a un certo punto ho deciso di sposare un'altra mia passione, che all'inizio era a livello di ricerca, quando appunto facevo solo fotografia.
quella di esplorare le comunità ellenofone del sud Italia. Avendo questo mezzo espressivo in più nel mio bagaglio, ho deciso perché non andiamo a fare qualcosa. Quindi sono andato, ho conosciuto queste comunità che stanno in Puglia e in Calabria, nelle due punte, diciamo, dello stivale. Sono delle comunità linguistiche, ovviamente, di forte matrice greca, con una storia interessantissima. E quindi lì ho iniziato anche il viaggio nel documentario, diciamo, perché io inizialmente ero partito, mentre Adele è partita con l'interesse, diciamo, forte sociale dalle esperienze che ha avuto in India, io ero partito da artista classico, diciamo, interessato su me stesso, ero incentrato sulle mie preoccupazioni, sulle mie idee. Quindi sono partito con il cinema di finzione, il cinema narrativo. Però poi ovviamente le cose si evolvono e quindi ho abbracciato anche questa opportunità del documentario. E sì, a questo punto vorrei dire che per me quello che ci insegnano, e ora insegno anch'io al cinema ai miei studenti, che non esiste praticamente il film, come alcuni chiamano, addirittura chiamano film solo i film di finzione, invece no, sono tutti film. Che poi che sia un documentario, che sia di finzione o che sia di animazione è una cosa secondaria, diciamo. L'importante è raccontare delle storie. Poi quale mezzo utilizzeremo per raccontare nel meglio dei modi la storia è una cosa secondaria, secondo me. Allora, questo è un punto nodale, quindi hai un po' anticipato la mia domanda, no? Perché in quello che oggi viene chiamato il documentario creativo, il linguaggio del cinema viene usato a 360 gradi, ci sta del buon montaggio, ci sta della buona musica, ci stanno spesso delle animazioni, a volte, come è capitato anche a te, ci stanno anche delle reinterpretazioni di attori di finzione nel docudramma, no? Allora, sì. Mi piacerebbe, ripartendo da Adele, che cercassimo così di cogliere qualche sfumatura in più in quest'idea, no? Nel film di Adele, per esempio, la cosa che fa impressione è anche la ricchezza della messa in scena, dei movimenti di macchina, della posizione della luce, del gusto del montaggio, no? La regia dei documentari una volta erano considerati per appunto poi fratelli minori, erano robe in bianco e nero dove una voce fuori campo snocciolava come un insegnante di chimica, no? Una serie di nozioni, no? Sembrava che, come dire, il documentario dovesse per forza avere una vocazione editoriale saggistica, no? E che invece la narrativa fosse quella della letteratura. Però, come ha detto Alessandro, il verbo racconto si adatta al documentario come al cinema di finzione, giusto Adele? Sì, questo secondo me è uno dei grandi temi, veramente uno dei più appassionanti anche, penso, riguardo a questo linguaggio. Ci sono tantissime riflessioni in merito e penso che oltre alla vocazione saggistica del documentario, nel migliore dei casi in qualche modo, un'altra come dire arma a doppio taglio del genere è la, come dire, l'aderenza al concetto di verità e di realtà, no? Questo è sempre stato uno dei grandi temi riguardo al cinema documentario, quanto e come debba essere fedele la rappresentazione della realtà. E anche per questo molta estetica documentaria ha sempre, come dire, favorito un certo approccio molto realistico, molto naturalistico, appunto lontano da... Spesso intransigente, no? Il cinema verità diceva, esatto, che tutto doveva essere asincrono, cioè i suoni non si potevano montare, no? Zero, sì, esatto, appunto, solo luce naturale, montaggio minimo, idealmente riprese larghe per far vedere il più possibile, come se la realtà fosse possibile davvero, no? Quantificarla. Esatto, quantificarla in modo oggettivo. In realtà, secondo me, il momento di liberazione da questo avviene nel momento in cui riconosciamo e partiamo dal presupposto che nel momento in cui c'è un mezzo e c'è uno sguardo, è finzione, qualsiasi cosa accade, è interpretazione, è racconto, non stiamo registrando il reale, stiamo interpretando il reale, stiamo facendo un racconto sul reale.
e quindi lì diventa cinema. Come diceva Alessandro, sono d'accordissimo, poi i modi ormai per fare cinema sono tantissimi e anche piuttosto ibridi, forse anzi questa ibridità, diciamo la direzione verso l'ibridità è la cosa più interessante che sta accadendo oggi. Ma comunque, appunto, io prendere come dire, coscienza di questa cosa per me è stato molto liberatorio, soprattutto nel film, nell'ultimo progetto, come dicevi tu Mario, c'è tanta messa in scena, c'è tanto ragionamento sul framing, sulle posizioni, diciamo, della telecamera e di come osservare le cose. C'è tanta musica o tanti effetti sonori, cioè ci sono tante cose che sono solitamente lontane da quella che tradizionalmente è considerata estetica del documentario e anzi va in una direzione quasi eccessiva verso un'estetica cinematografica cosiddetta di finzione. E in questo caso, diciamo, questa scelta per me era fondamentale per il senso del film, nel senso che chiaramente io cerco di raccontare in qualche modo la messa in scena quotidiana di alcune performance, di alcune dinamiche di genere che abitano i nostri corpi e quindi questa forma, diciamo, performativa, attoriale che mettiamo in scena nel nostro teatro del quotidiano, chiaramente per me sottolinearla attraverso un linguaggio più aderente alla finzione, all'artificiosità del mezzo, aveva... cioè era una direzione estetica che faceva proprio parte del percorso. Poi su questo si aprono, no, cioè ancora oggi, delle grandi questioni con i puristi del cinema del reale, di un certo tipo di osservazione pura. Io sono profondamente, diciamo, profondamente convinta che il cinema del documentario oggi sia... debba dichiarare fortemente l'intenzione di interpretare la realtà e non di registrarla. E quindi in questo modo, anche secondo me, non rischia di, riproporre uno sguardo, perché il problema dell'oggettività è un problema molto anche politico per me, nel senso che presupporre che sia possibile filmare il reale in modo oggettivo crea un problema proprio di sguardo, perché una grande... Lo sguardo non è mai neutro. Esatto, sì, lo sguardo non è mai neutro e solitamente quando viene considerato neutro uno sguardo... C'è sempre una fregatura. Uno sguardo dominante, solitamente uno sguardo bianco, etero, maschile. Cioè lo sguardo che viene considerato neutro nella storia è uno sguardo molto problematico, per quello io... Scusa, però è un problema politico anche. Prima di passare ad Alessandro, per il quale ho una domanda per certi versi simmetrica, no? Però è pure vero, l'unica obiezione che mi viene in mente sulle cose che tu hai detto, che condivido il 99%, no? C'è una scena del tuo film in cui descrivi una bambina che si fa, cui viene praticato il foro all'orecchio per, no? Ora, quella scena lì è una scena che potrebbe tranquillamente stare un film di finzione, nel senso che quel tipo di naturalezza è esattamente quello che i registi sognano di poter avere in un attore. Quindi è vero tutto quello che dici, no? Però è pure vero che a un certo punto, avendo a che fare con esseri umani, con corpi, con emozioni, arriva un punto in cui ciò che cercano i grandi registi di finzione e ciò che cercano i grandi registi di documentario, magari con strategie diverse, però finisce per essere la stessa cosa, no? Quella impressione di verità, ecco, no? Non chiamiamola verità, no? Si è sempre detto, o impressione di realtà al cinema, si è detto, no? Che è un termine che evoca, come il termine montaggio, tantissimi conflitti, dibattiti, no? Però quella cosa lì è anche un criterio di intensità del racconto che tu hai ottenuto con mezzi non appartenenti al cinema di finzione, ma che potrebbero appartenere al cinema di finzione, no? Sì, quello è molto interessante effettivamente, perché è come un cerchio che si chiude, no? Il fatto di
diciamo che il regista di finzione cerca in tutti i modi di quel tipo di verità, esatto. E il regista di documentario in realtà cerca di, come dire, mettere all'interno di un dispositivo di finzione la verità. E poi c'è un punto in cui queste due cose si incontrano, questi due sforzi si incontrano. E, a me la cosa che mi interessa tantissimo, ed è un po' la mia passione in questo lavoro, è proprio questo confine ibrido, che poi è anche nella vita, non è solo nel cinema, tra verità e messa in scena, tra realtà e finzione, tra performativo e naturale, no? Quindi cioè, è molto illusorio questa distinzione, la facciamo noi, ma in realtà è completamente... un confine assolutamente oscuro e molto fluido, e io, a me piace proprio stare in quel confine, e trovo che nel documentario si possa abitare bene quel confine, probabilmente anche nel cinema di finzione, quando cerca appunto degli effetti molto naturali e molto realistici, si ritorna a quella sensazione, a quel punto lì. Ecco, allora appunto... Vorrei dire qualcosa qui, se no me lo dimentico. Certo. Per sostenere quello che ha appena detto Adele, rifarmi al discorso che ho detto prima, praticamente una cosa che è sicuramente comune in un bel film, che sia film di finzione o film documentario, è la riproduzione di vere emozioni. Perché davanti a noi ci sono delle persone che stanno vivendo delle emozioni. Che siano sceneggiate o meno, per me non ha molta importanza. L'importante è che siano, che vengano veramente vissute queste emozioni, perché se per esempio in un film di finzione hai un attore cattivo, o meglio chiamiamo una cattiva performance, perché gli attori non sono mai cattivi, se in quel momento sta dando una cattiva performance, non sta trasmettendo una verità. E lo stesso discorso vale anche dall'altra parte, penso, per il documentario. Se c'è una persona che magari è intervistato, potrebbe anche parlare della sua stessa vita, però se in quel momento è stressato non gli viene fuori la verità, tra virgolette, quindi non riesce lo stesso a trasmettere queste sensazioni, queste emozioni, che alla fine sono la cosa che tutti i registi cercano e che il pubblico vuole vedere. Quello che hai detto tu, Alessandro, è stato, diciamo, codificato da un famoso regista francese, Rivette, durante la Nouvelle Vague, che ha detto questa famosa frase: ogni film è un documentario di fronte alla macchina da presa. Quindi il set è sempre, cioè la modernità del cinema è sempre stata in qualche maniera incalzata da questa idea che, indipendentemente dal copione, dagli attori, dai mezzi a disposizione, tu devi far accadere qualcosa di fronte alla macchina da presa, altrimenti questo qualcosa in qualche modo non verrà fuori nel momento in cui lo registri. Però a me piacerebbe farti una domanda da capovolgendo il punto di vista, no? Appunto, parlando con Adele, parlavamo di questo momento molto magico che c'è nei documentari, quando una persona si trasforma in personaggio, no? Quella bambina a un certo punto è tutte le bambine possibili, appunto, come un libro di letteratura, perché fa delle cose che in qualche maniera hanno una sostanza universale, un'emotività, eccetera, no? Nel tuo film, in cui un'idea curiosa e anche originale, ci sono tre attrici, se non ho capito male, di tre generazioni diverse, esatto, tutte e tre sognano di incontrare Pirandello. No? Sì. Lì c'è forse il movimento contrario, no? Il fatto che a un certo punto la storia stessa porta queste attrici a valicare questa soglia in direzione opposta, cioè da personaggio diventare persone, no? Quindi mi piacerebbe capire se questa lettura è giusta e sentire le tue riflessioni su questo. Sì, sì, parliamo praticamente di una docufiction, per spiegare un po' al pubblico, e quindi è stato il mio tentativo più intenso fino adesso di mischiare le carte tra il film di finzione e il documentario, e il film Le figlie del caos, che tratta la vita della grande famiglia teatrale, la più grande della Grecia, di Cibele, che sono state tre generazioni di attrici, ma poi con altre decine di attori e attrici, tra mariti, mogli, figli, eccetera. E il loro forte legame con il teatro di Pirandello, perché hanno fatto anche Cibele ha fatto la prima rappresentazione, non solo in Grecia, ma in generale all'estero,
di un'opera di Pirandello, e poi ne hanno fatto decine, diciamo, di rappresentazioni nei primi 50 anni del Novecento. Quindi questo film era stato commissionato come documentario, questo penso che sia anche uno spunto interessante, però io sono riuscito, mettendocela tutta, diciamo, a convincere la produttrice dell'Istituto Cibele, appunto, di cercare di dare un taglio un po' più docu-fiction, quindi di inserire delle cose anche uscendo fuori dal documentario, diciamo, sterile, tra virgolette, di solo raccontare dei fatti che sono accaduti con voce fuori campo, immagini di repertorio, eccetera. Quindi siamo riusciti a costruire una storia prendendo spunti, ovviamente, dalla realtà, però inserendo anche delle cose di finzione, ovviamente, perché questo dialogo che c'è tra le tre attrici, che come si dice anche nel film, sono tutte quasi coetanee, a un certo punto vengono sconvolte perché dicono a Pirandello delle cose, lei è finto, non può essere qui perché lei dovrebbe essere in Italia adesso, e lui risponde sì, ma anche voi comunque come fate a essere coetanei, siete nonna, mamma e figlia? Adesso no. È un po' vasto, appunto, il discorso della docu-fiction. L'impressione che ho avuto è che a un certo punto tu abbia chiesto agli attori di recitare, di smascherarsi un pochino, no? Quindi Tutta l'architettura, diciamo, del film è di partire dal puro, cioè la sensazione che si dà allo spettatore, di partire dalla finzione e pian piano arrivare gradualmente alla sensazione del documentario, diciamo, o anche ci sono anche dei tratti televisivi a certi punti, ci sono degli spunti teatrali, quindi è stata un'opera un po' audace che secondo me o l'amerai o la detesterai, perché è una cosa abbastanza forte e ibrida. E comunque sì, abbiamo giocato con molte delle modalità che ci danno i vari generi, diciamo. No, credo che ci sia anche stato un gusto per giocare in generale con la regia. Per ritornare alla domanda di partenza, no, un altro dei luoghi comuni, che naturalmente fanno capo sempre all'idea che basti accendere la macchina da presa, la videocamera per registrare la realtà, è che poi non ci sia niente di scritto prima dei documentari. Anche questo, nella mia esperienza, diciamo non vero, almeno nella mia conoscenza di molti autori di documentari. Volevo sapere da Adele cosa ne pensava. No, non solo perché spesso, per esempio, per accedere ai fondi pubblici bisogna poi, a differenza dei film, avere dei dossier corposi, no? Perché non esiste una storia vera e propria, perché la storia del documentario poi almeno in parte dovrebbe farsi mentre lo fai, no? Ma perché in genere spesso c'è un lavoro di documentazione che pretende anche un lavoro di scrittura vera e propria, giusto? Beh sì, diciamo, questa qua è la parte un po' complessa che secondo me, per la mia esperienza, sia per i film che ho fatto io, sia per insomma, le storie che ho sentito da colleghi, è veramente un po' sui generis ogni volta. È molto difficile definire nel percorso del documentario tutto ciò che c'è in quella famosa fetta di sviluppo, così chiamato, che a differenza magari di un film di finzione, appunto, può essere ricerca, può essere già girare delle cose, può essere conoscere, viaggiare, cioè c'è tantissimo materiale accumulato dentro a quella fase iniziale. Nel mio caso, diciamo, con ogni film è stato un po' differente, però quest'ultimo io ho fatto tantissima ricerca prima di cominciare a girare quelle che sono poi le immagini che sono nel film. Ho girato altre cose, ho girato interviste in giro per l'Italia, viaggiando con quel sito di macchine car sharing che si chiama BlaBlaCar, con sconosciuti, per accumulare, come dire, riflessioni e interviste, pensieri su tutto quello che era il tema del film, le dinamiche di genere, le norme sociali. Tutto materiale che non esiste nel film, insomma, nel montaggio, però che in realtà lo nutre, o lo ha nutrito tantissimo. Poi effettivamente, diciamo, in particolare questo film è stato veramente, come si dice, artigianalmente costruito
nel tempo, nel senso che ci è voluto un po' di tempo, non è stato, non, sicuramente non ho fatto le riprese in blocco, ho fatto delle, mano a mano che giravo delle scene mi rendevo conto meglio di quello che stavo cercando, sia a livello proprio di racconto, sia a livello di come raccontarlo, cioè di forma del racconto, nel senso che il film ha questo approccio non lineare, non narrativo, per cui non esiste una storia, come dire, dall'inizio alla fine, una storia lineare che viene raccontata. Chiaramente questa era una sfida in fase di come dire, ricerca fondi, chiaramente, no? Di trattamento, era molto molto complicato da raccontare l'idea che avevo in testa, e più giravo dei pezzetti, delle scene, delle situazioni che in qualche modo si avvicinavano a quello che avevo in mente, più le montavo e cominciavo a visualizzare quello che era l'idea, cioè di creare un film a mosaico di situazioni differenti che però riuscissero a parlare tra di loro e a costruire un senso, come dire, una riflessione comune. Più ho cominciato a capire io che si poteva fare, cioè che il racconto così poteva essere costruito, ma soprattutto abbiamo cominciato a riuscire a trovare degli interlocutori che cominciassero a credere nel film. Infatti i famosi 20 minuti che dicevi prima effettivamente sono stati la prima messa in fila, un minimo, sono stati cruciali, diciamo, cruciali anche per la ricerca, per trovare per messo in falso. Una specie di comunque, pilota praticamente, una specie di pilota, diciamo. Sì, realmente è stato un modo per testare la struttura del racconto, l'approccio del film, e per far vedere come sarebbe poi diventato, e anche a chi voleva eventualmente entrare in questa avventura. Però la scrittura vera effettivamente avviene sempre, almeno nei miei casi, avviene sempre in montaggio, perché per quanto un'idea possa essere ricercata, pensata, scritta anche prima, poi ci sono tanti elementi che arrivano di fatto in montaggio, e lì avviene la scrittura vera e propria. Ma forse anche un po' nei film di finzione è così, nel senso che poi al di là della sceneggiatura c'è tanta scrittura nel montaggio, anche nei film di finzione, nel documentario forse di più. Beh, la teoria classica dice che si gira contro la sceneggiatura e si monta contro il girato, quindi diciamo in qualche maniera c'è la sovrapposizione di queste tre forme di scrittura. Alessandro, io ho l'impressione invece che nel tuo lavoro il lavoro sulla parola sia un lavoro significativo, giusto? Sì, inizialmente ero partito, come dicevo appunto, dagli spunti dalla fotografia. Ero partito molto incentrato sulla fotografia, proprio mi ricordo il mio primo cortometraggio che mettevo lì gli attori, non mi interessavo neanche, mi vergogno a dirlo adesso, non mi interessavo più di tanto di loro, perché io ero preso, ero abituato a guardare l'inquadratura più che altro. Però certo, se vuoi evolverti e devi dare, appunto devi dare alla parola, bisogna sostenerla. Però cerco sempre di avere un certo equilibrio, diciamo. I film troppo parlati, anche se per esempio Woody Allen mi piace molto, non sono sicuramente il mio genere. Sono più per il cinema asiatico, per esempio, grande ispirazione. Anche il film 2046, lì ho preso la grande decisione di lasciare tutto quando sono uscito dalla sala. Era il 2004-2005. Ma giri molto sul set? Un'altra delle caratteristiche in genere del documentario è che si gira molto più di quanto poi si monti alla fine. Io no, perché sono della vecchia scuola su questo, che voglio avere già tutto in testa e quindi girare il minimo possibile e non affidarmi al digitale, che ormai le nuove generazioni, diciamo, possono cadere a questo sbaglio, dire ah ok, tanto non hanno più il limite che c'era nei vecchi tempi del film, che la pellicola proprio da una pellicola. Volta la pellicola era il primo costo, diciamo, del film, quindi sì, nel low budget sicuramente era il costo principale, e lì comunque ti insegnava questo limite. Invece adesso, con la presunta facilità del montaggio, che però non è sempre così, perché il suono, come sappiamo bene, per esempio, se non ce l'hai buono non puoi intervenirci, ma anche sull'immagine ci sono certi limiti. Quindi preferisco sapere più o meno già da prima cosa va girato. Ok, non sono come Hitchcock, che diceva che il film finisce
nel momento che ci mette piede sul set per la prima volta. Mi piace molto prendere anche degli spunti dal vivo, come per esempio diceva il grande maestro Kieslowski, di cui sono grande, grandissimo appassionato. Tutti ci possono insegnare delle cose sul set, anche la persona che ti porta il caffè, e se hanno una buona idea, secondo me il bravo regista deve prenderla al volo e non stare a guardare come è uscita fuori o chi l'ha detta. Senti, però ci sono delle regole, ovviamente. Nel tuo corto The Rainy Days, che è un corto di ficzione, c'è però anche lì il bisogno di una testimonianza, di documentare un momento molto particolare? È buona domanda, perché praticamente questo è il percorso inverso. Lì siamo, rispetto alle Figlie del Caos, lì siamo partiti a fare un film di finzione, però appunto parlando di senza tetto, dei neo senza tetto, come diciamo, che sono spuntati durante la crisi economica nel 2010 in Grecia, ma anche in Europa, penso. E ho voluto ovviamente inserire anche delle immagini, ma anche delle storie o alcune ispirazioni da fatti veri. Quindi vediamo il lato opposto adesso. Su un film di finzione con la sua sceneggiatura proprio pronta dall'ultima parola, abbiamo inserito tanti elementi di realtà, tra virgolette. Però lo sottolineo, bisogna mettere tra virgolette la realtà, perché alla fine quali sono i limiti tra la realtà e la non realtà quando si gira? Che peraltro finisce sempre per filtrare in qualche maniera. Vorrei che diceste qualcosa sull'influenza che ha avuto su di voi il fatto comunque di aver vissuto in un contesto appunto un po' poliglotta, policulturale, per diverse ragioni. Tu, Alessandro, per nascita, Adele, perché ha girato molto e ha vissuto in paesi esteri. Peraltro, questa pandemia, c'è chi sostiene che, avendo molto intensificato l'attitudine allo streaming, è come se avesse un po' formato, come dire, una sorta di audience internazionale, un po' globalizzata, no? Perché tutto ciò che andava su Netflix o su Amazon Prime o su Sky veniva visto quasi simultaneamente da audience e da pubblici di diversa identità nazionale, di diversa cultura, eccetera. Ecco, mi piacerebbe capire da voi, che tra l'altro proprio per la vostra vicenda biografica siete abituati ad avere reazioni, contatti, relazioni con lingue, sensibilità, persone diverse, cosa ne pensate di questa, di questo sommovimento, di queste placche, diciamo, oceaniche, no? Che adesso finiscono per coincidere veramente con delle audience continentali, no? Una cosa più vista su Netflix è vista da centinaia di milioni di persone, che è una cosa che forse non succedeva al cinema dai tempi del muto, no? Quando giravano le stesse cose di Chaplin o di Mary Pickford. Ma io personalmente penso che dal punto di vista proprio personale così di evoluzione della persona, il fatto di aver cominciato anche giovanissima a studiare, anche poi a viaggiare, ma anche a studiare culture non eurocentriche, mi abbia aiutato moltissimo a mettere in discussione il centro, cioè mi abbia proprio spostato questa autoreferenzialità culturale che tendenzialmente abbiamo e a metterla in discussione. È stato uno scardinamento che ho sentito molto forte anche nella mia formazione diciamo, da giovanissima, e che più che imparare cose nuove, accumulare saperi altri, in realtà, secondo me, la cosa più grande è stata scardinare e mettere in discussione o mettere in prospettiva le certezze granitiche. Diciamo all'interno delle quali nasci, che poi è stato un po' un lavoro ricorrente anche nei film, nelle riflessioni portate avanti dai film, cioè in qualche modo
osservare e cercare di scardinare le norme sociali. Quindi sicuramente il fatto di viaggiare, immergersi, conoscere, andare fuori aiuta anche a mettere in prospettiva tanto e a mettere in discussione criticamente i punti di partenza, le coordinate di partenza. Oltre che chiaramente penso che qualsiasi, come dire, sapere meticcio, sapere ibrido, come hai detto tu all'inizio, anfibio, com'è che hai detto? Mi è piaciuto. Anfibio. Penso che sia un nutrimento, come dire, lo sarebbe per l'umanità se solo ci aprissimo di più. Rispetto al fatto di come la pandemia in questo strano modo appunto virtuale abbia in qualche modo consentito una sorta di globalizzazione dello sguardo, io forse su questo, non lo so, non vorrei sembrare boomer, ma capiamo, vediamo quando saremo fuori da questa cosa che cosa ci sarà rimasto. Ho la sensazione da un lato che potrebbe, cioè rischiamo di entrare nel, cioè tutto ciò che è globalizzazione e quindi omologazione in qualche modo del gusto mi spaventa un po', nel senso non so se valorizza veramente le differenze o se invece diventa un'unica, no? Come tutte le case del mondo con lo stesso tavolino di IKEA o tutti, cioè quel genere di globalizzazione non so se è un bene. Adesso le piattaforme sicuramente ci hanno aiutato come dire, a sopravvivere, a avere qualcosa di cui nutrirci in questo momento di lockdown, però io veramente in questo sono proprio all'antica sostenitrice delle esperienze in presenza, dei corpi, delle esperienze collettive e dei luoghi diversi dove avvengono. Quindi, insomma, non lo so, non sono una grande fan. Sinceramente, io non sono riuscita neanche a durante il lockdown, quello più estremo, cioè non sono stata tra quelle che si è tipo sturata la libreria di Netflix, non ce la facevo proprio, in realtà non riuscivo neanche. In realtà la mia perversa ossessione in quei giorni di lockdown estremo è stato guardare i siti in cui si vedevano attraverso le CCTV, sai che ci sono dei siti dove tu puoi guardare le strade del tempo reale, sì. mondo in tempo reale. Ecco, io passavo le ore così, il vuoto, diciamo. Nelle strade del mondo deserte, di qualche cosa nostalgica di così, di nostalgia dei corpi e delle strade, quindi. Di umanità, nostalgia di umanità. Il vuoto, certo. Alessandro, per te cosa ha significato il fatto di avere questa soglia di promiscuità tra diverse culture che si sovrapponevano in continuazione? Sì, per me, appunto, essendo una cosa innata, più che altro dovevo scoprirla perché per me era una cosa naturale e mi sembrava non naturale o normale, agganciandoci anche al film di Adele. Il normale era essere bilingui, viaggiare 2 volte all'anno, stare d'inverno in Grecia, poi d'estate in Italia, avere questo mondo, diciamo, un po' bipolare in certi sensi. Sono cose che te ne accorgi dopo, molto dopo, quando inizi a crescere personalmente, quindi ovviamente questo ha anche una ripercussione sui film che fai, perché alla fine tutto quello che facciamo, magari non tutti lo dicono alle interviste, ma c'è una fortissima matrice personale, soprattutto se sono delle cose interessanti, perché se vai a fare delle cose a tavolino che non hanno niente a che fare con te stesso, con la tua vita, con le tue esperienze, forse non sarà un lavoro così forte e non riuscirà a trasmettere delle emozioni. Quindi certamente sono d'accordo con Adele e con te, Mario, che bisogna per forza viaggiare. E la prima cosa anche che si dice a chi vuole fare cinema, non so, come regista, ma anche come attore, perché ho sentito delle persone che quando iniziano a fare cinema dicono cosa potrei fare, eccetera. La cosa più importante, secondo me, è coltivare un po' se stessi, e una delle prime cose è viaggiare, perché secondo me, se non sei un po' uscito dal tuo paese o anche addirittura dalla tua città, come fai a fare la regia di un film, anche di un cortometraggio, che appunto nel 2021 può arrivare a ogni angolo del mondo, se vuoi?
Quindi serve un minimo di visuale aperta, di conoscenze, di culture e riscoperta di te stesso per poi riuscire a metterlo anche nel film. E invece per la seconda parte della tua domanda, concordo che bisognerebbe un po' aspettare, lasciar calare, speriamo che cali presto questa, diciamo, la situazione, per vedere cosa ci rimarrà dalla pandemia in merito all'audiovisivo, per esempio. Perché almeno con l'esperienza, non so, della crisi economica in Grecia, che si diceva dal 2010, diciamo, fino al 2017-18, che si diceva che ci sarebbero rimaste tante cose nella nostra vita positive, però sappiamo anche che l'essere umano, quando ritorna a una condizione normale, di solito torna alle vecchie abitudini. Quindi non so in realtà quanto ci rimarrà di queste innovazioni. Stiamo a vedere e speriamo che ci rimangano alcune. E io sono positivo tendenzialmente all'uso di queste nuove tecnologie, anche perché io faccio low budget, quindi adesso ci sono veramente molte più opportunità rispetto a 10 o 20 anni fa, quando c'erano solo le vie tradizionali. Uno adesso, se vuole, c'è anche YouTube, quindi, certo non è una cosa nuova, ma si sta evolvendo sempre di più, quindi è un contenitore aperto, gratuito, per chi chi vuole fare cinema, documentari, film di finzione, in mano ai giovani, che possono farlo anche a costo zero praticamente, o quasi zero. L'importante è avere le idee giuste e metterle in moto. Adele, secondo te, se tu avessi girato oggi Normal, no? Che cosa avresti registrato di diverso? Lo dico perché una delle cose che gira molto nel mondo del cinema è che tipo di storie si possono scrivere, come cambieranno proprio i comportamenti, al di là di tutte le problematiche tecniche che ci sono state fino adesso, ci saranno anche nei prossimi mesi, del tampone, i controlli, le cose, no? Probabilmente l'avrei fatto su TikTok, cioè nel senso che forse sarebbe stato anche più facile, nel senso non avrei dovuto viaggiare così tanto in tutta Italia, ma avrei potuto raccogliere una serie di espressioni così caleidoscopiche. Io sono molto affascinata da questi nuovi social, perché effettivamente sono un nuovo linguaggio, innanzitutto un nuovo modo di esprimersi completamente, che utilizzano l'audiovisivo in una maniera assolutamente nuova, non nel modo in cui conosciamo. Al di là del giudizio, proprio è il mezzo, è il linguaggio che è un nuovo linguaggio, quindi mi affascina di per sé, perché è una potenzialità. E sicuramente è un modo di esprimersi con le quali le nuove generazioni hanno una confidenza strepitosa, quindi sicuramente farà parte del, come dire, di quello che continueremo a vedere, a vivere, perché ed effettivamente la cosa interessante di questi così mezzi espressivi è anche quello che un po' dicevi tu, Alessandro, cioè il fatto che sia così accessibile, in questo senso veramente democratico. Chiunque, ma veramente chiunque, dalla cameretta non ha proprio più bisogno, no, non solo solo di un telefono e di una connessione internet, e comunica col mondo. Per quanto dentro c'è veramente qualunque cosa, un contenitore delle cose più dal surreale al trash, però anche all'interessante, al politico, all'emozionante, c'è veramente un contenitore di umanità. Però Adele, scusa, posso dirti una cosa? Anch'io ho queste impressioni, soprattutto per quanto riguarda, diciamo così, la novità degli oggetti, però spesso mi ritrovo a fare anche una considerazione letteralmente opposta. Alla fine, anche, diciamo così, i più originali, più spinti alle nuove tecnologie, alla fine la grammatica che si usa è quella del cinema, è quella inventata da Chaplin e Lubitsch. Alla fine, se vuoi raccontare qualcosa con delle immagini, dei suoni, devi fare un primo piano, devi fare uno sguardo, devi far vedere un oggetto, devi far vedere un dettaglio, no?
Per certi versi il cinema, adesso faccio una metafora un po' aulica, anche per, come omaggio alla cultura greca, no? Cioè, il greco era la lingua nobile anche quando la Grecia non era più la Grecia, no? San Paolo scrive in greco, no? Ho l'impressione che al cinema sia toccata questa sorte. Ormai il consumo in sala, quello tradizionale, non ha più l'egemonia di un tempo. Però alla fine, se vuoi raccontare una storia, devi comunque andare a quelle cose che sono state inventate tra il 1900 e il 1920, fondamentalmente, che non sono tantissime, quella grammatica lì, no? Anche la bambina cinese di TikTok, se vuoi raccontare una storia, poi un po' di quella grammatica devi conoscerla. Sono d'accordissimo, e questo è anche bello, nel senso che chiaramente questa è una grammatica, come hai detto, cioè un linguaggio, e l'origine, la matrice del linguaggio dell'audiovisivo è il cinema, e quindi quella è la grammatica. All'interno, come tutte le grammatiche, come tutti i linguaggi, però ci sono delle evoluzioni, dei cambiamenti. Adesso ci possiamo esprimere con dei meme o con delle parole, no, solo con le consonanti, cioè ci sono cose che succedono anche nelle grammatiche, nei linguaggi, che evolvono in maniere anche bizzarre, ed effettivamente è quello a cui stiamo assistendo. C'è una nuova evoluzione all'interno di una grammatica che è quella dell'audiovisivo, però c'è una nuova evoluzione, a volte veramente... per vedere, cioè per capire che cosa succede in questi video spesso di pochi secondi, io me li devo vedere tipo 5 volte di seguito, perché non li codifico, cioè non, se voi vi capite di vedere il più visto nel mondo l'anno scorso di TikTok, è una cosa che se tu la vedi, almeno io non la decodifico subito, perché mi sembra veramente strana, assurda e bizzarra, però sta succedendo qualcosa. Penso che questa cosa, che per esempio nelle scuole non si faccia educazione all'immagine, non si lavori sull'audiovisivo, su che cosa significa lo strumento dell'audiovisivo, è la cosa più surreale. Cioè noi viviamo, nel, non so, da più di un secolo ormai nella società per antonomasia utilizza questo come mezzo per eccellenza di espressione, e ancora nella scuola non c'è una riflessione seria sull'immagine e su questo mezzo. Però di fatto... tornando alla tua domanda, penso che forse quello che è cambiato poi questa digitalizzazione delle nostre vite, così prepotente, che è avvenuta in questo anno, sicuramente ha spostato moltissime delle dinamiche quotidiane che osservo in normal, che le osservavo nelle strade, nelle interazioni sociali, però come dire IRL, come si dice adesso, in real life, che già fa impressione che esista la definizione, oggi sarebbero osservabili nel mondo virtuale. Alessandro, cosa pensi che veramente cambi nel raccontare una storia con immagini e suoni all'indomani della pandemia, nei comportamenti, nelle tecnologie, nei linguaggi? E anche qui bisogna vedere quanto di queste innovazioni resterà, perché tante cose arrivano ogni tanto, però solo quelle veramente efficaci ci rimangono alla fine, perché anche nella storia dell'audiovisivo, nell'evoluzione, ci sono state tante innovazioni che alla fine sono state scartate dall'andare delle cose. Quindi stiamo a vedere, sì, ci sono sempre delle introduzioni, ma come avete detto la base è sempre la stessa, l'alfabeto è sempre lo stesso. Noi abbiamo l'alfabeto greco, qui in Italia abbiamo l'alfabeto latino e si costruisce su quello. No, le basi, per fortuna, grazie a Dio, sono quelle. E adesso, come diceva Adele, prendo spunto per dire quanto concordo sul pensiero che ancora non è stato introdotto ufficialmente, almeno nelle scuole, un percorso formativo. Noi per fortuna qui, anche sa anche la direttrice benissimo, abbiamo una bella iniziativa, stiamo creando una rete con delle scuole, capofila è la scuola italiana di Atene, c'è una collaborazione, adesso parlando anche appunto di Europa, con tante scuole greche anche dell'estero, scuole italiane al mondo, e stiamo facendo dei festival, quindi delle cose molto importanti, penso che lasciano alla fine un bagaglio allo studente molto importante. Però c'è anche da dire che qui quello
le barriere, diciamo, da abbattere sono quelle teatrali, tra virgolette, che sarebbe un po' la letteratura e l'altro lato opposto del cinema, che nonostante abbiamo fatto tanti corsi e tutto, alla fine quando si arriva al momento è così nata, diciamo, la sensazione teatrale alle persone o agli studenti, agli alunni, che alla fine vanno per quello che erano abituati fino adesso, quindi non so, alla recitazione teatrale o anche al pensiero, a come scrivere il testo, la sceneggiatura, spontaneamente gli viene fuori questa, appunto, questa cultura teatrale, e quindi è una bella sfida riuscire a far pensare anche per immagini gli studenti, che poi quando saranno adulti magari alcuni di loro si intraprenderanno questo viaggio nel mondo dell'audiovisivo. Allora, credo che abbiamo, come dire, riempito e toccato i limiti del nostro, dello spazio a nostra disposizione, e credo anche che siano venuti fuori dei contenuti non convenzionali e anche delle diverse informazioni. Quindi chiederei ad Anna a questo punto di svolgere, appunto, il compito di chiudere questo incontro. Con molto piacere. Io sono la padrona di casa, ma sono stata spettatrice nello stesso tempo, e quindi ho goduto veramente di questa conversazione che ha toccato tanti temi disparati, sempre legati al fulcro del cinema, del documentario. E vorrei chiudere utilizzando una parola che ho sentito ripetere spesso qui, ed è una parola che mi piace molto, nella quale mi ritrovo molto e nella quale vi ritrovate anche voi, e che è ibridità. Poi ogni tanto Mario ha detto il pensiero anfibio, e anche questo mi è piaciuto. Cioè, tutte quelle ibridità e tutte le parole che vanno nel senso del sinonimo di questa parola, o tutti i concetti, ibridità culturale, ibridità del prodotto visivo tra cinema e documentario. Cioè, io credo che l'ibridità sia una delle forme più creative possibile, perché mentre stiamo nell'ibridità lasciamo le regole del mondo da cui veniamo e cerchiamo di conoscere, di avere l'esperienza di nuove regole, quindi stiamo in questo limbo che però è estremamente creativo, è come un vuoto che va riempito in un certo senso. Io credo che l'ibridità sia un po' l'algoritmo della cultura, perché senza ibridità, senza che le cose diverse finiscono per sovrapporsi, collidere, eventualmente accoppiarsi, non succede quasi nulla, quindi credo che questa cosa che tu hai detto sia molto vera. Sì, e poi si parlava, per esempio, Adele ha evocato lo scardinamento, no? Cioè ci mettiamo in discussione nell'ibridità, certo. Mettiamo in discussione il mondo da cui proveniamo e cerchiamo di confrontarlo con quello che stiamo avvicinando, che siamo vicino. Lui, Alessandro, è nato addirittura in questa ibridità, però se ne è reso conto solo in età adulta, un'età più avanzata. Quindi direi che veramente l'ibridità è un grande strumento, un grande concetto che abbiamo a disposizione, che è di una ricchezza straordinaria. Poi ognuno lo riempie come vuole, lo realizza, però credo che chiudere questa conversazione così interessante con tanti temi, dalla pandemia alle esperienze, e poi questo fatto di veramente realizzare la nostra missione, che è nell'ambito di fare cinema, cioè proprio in questa maniera noi entriamo nel meccanismo del cinema, cioè vediamo qual è la riflessione, il percorso che si fa, la scrittura, la fotografia, l'immagine, come arriviamo al prodotto finale, come arriviamo ai corti di Alessandro, come arriviamo al film di Adele, Normal. E lei ha girato l'Italia, ha girato il mondo per fare Mom. Lui è andato su un sacco di bla bla car, incredibile, questa non la sapevo. Questa è significativa, perché è importante capire come si arriva poi all'immagine della bambina degli orecchini o le tre donne, eccetera. Quindi ecco, questo dialogo per me è stato di una grande ricchezza e di un grande insegnamento, vi ringrazio tutto. Adesso domandiamo anche noi, Adele, come si fa ad arrivare a quella santa inquadratura alla fine? Sì, è una domanda che ci poniamo. C'è sempre la divinità del documentario, esatto. che protegge tutti noi. Cioè, succedono cose anche molto fuori dal controllo. E quindi niente, innanzitutto vorrei ringraziare i nostri ospiti, Adele Tulli, da Roma, Alessandro Spigliotopoulos da Atene,
Mario da Roma, ma naturalmente dalla Festa del Cinema, dalla Fondazione del Cinema per Roma, poi naturalmente il Ministero degli Affari Esteri, con particolarmente la Direzione Generale del Sistema Paese, che si occupa particolarmente di questo progetto Fare Cinema, e che vi posso dire, al prossimo anno appuntamento per un altro seminario, incontro di qualità sull'ibridità, direi. Speriamo anche che i nostri autori poi possano avere la possibilità con dei loro film di venire da noi, quindi assolutamente, adesso ci conosciamo tutti, quindi i contatti sono presi, ma grazie di cuore a tutti voi, Mario, grazie per la sensibilità, l'intelligenza delle domande e per l'emozione che ci avete dato. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, anche per me. Arrivederci.